Il mercatino di Natale di Bolzano, con i suoi circa 80 stand, è il più grande d'Italia. Ogni anno richiama la bellezza di 600.000 visitatori, nuovi e più spesso di ritorno. Dietro un'atmosfera tanto apprezzata c'è il lavoro di molte persone. Una di queste è Benno, che serve panini caldi al formaggio nella sua piccola baita Almhit. Come ogni giorno, Benno si prepara ad accogliere il pacifico assalto dei visitatori. La giornata ha inizio, Benno controlla che non manchi nulla, accende le luci e mai cominciare senza un buon caffè. Il mercatino apre alle 10 in punto. Fervono gli ultimi preparativi per un'altra intensa giornata. Anche Benno è già ai blocchi di partenza, pronto a placare l'appetito dei suoi numerosi ospiti. La sua specialità, che propone da ormai 13 anni, pane di segala caldo ripieno di formaggio di malga fuso e speck. Torneremo ad assaggiarlo, non ci piove, ma prima vogliamo curiosare per bene tra i banchi del mercatino. La giostrina, il trenino e i pony per i bambini, le carrozze coi cavalli, decorazioni natalizie, candele e artigianato assortito. Non manca proprio nulla per un Natale memorabile. I visitatori apprezzano molto le proposte degli artigiani locali. Ogni pezzo è unico ed irripetibile. Tra le luci e i colori del Natale, ricordare che c'è anche chi è meno fortunato di noi non è affatto fuori luogo. Inizia a far freddo. Quel che ci vuole è un vin brûlé nel cortile di Palazzo Campofranco, dove anche i bolzanini amano ritrovarsi al termine della giornata lavorativa. Anche la fame inizia a farsi sentire. Torniamo da Benno, in piena azione nella sua capanna di legno. Sono gli ospiti a dire che i suoi panini sono buoni, non ne rimandano mai indietro nessuno. Come trovare lo stand di Benno tra i tanti del mercatino di Bolzano? Basta seguire il profumo. Anche per gli espositori del mercatino arriva l'ora del meritato riposo. Domani si torna a dare consigli, vendere e servire panini al formaggio.